Maurizio Geri. Selfie Achille. Amo Achille forte. Perché ho un po' freddo. Sono sbracciato. Allora, Achille, oggi giovedì 8 agosto il condannato a morte è Achille. Achille è una scultura nata nel 1975. Nacque in un pomeriggio dopo una litigata, l'ennesima litigata, con il professore di scultura all'Accademia di Ravenna, accademia che io non ho potuto frequentare dopo la scuola media come facevano tutti quanti, con la possibilità di diventare professore, prendere uno stipendio eccetera, perché non facendo il superiore ti manca la cosa. Mi iscrissi da privatista perché ero convinto che se volevo diventare, come sognavo da bambino, un artista professionalmente finito, dovevo prendere delle informazioni che solo l'Accademia, secondo il mio pensare, mi poteva dare, perché tutti pensavano così. Ah, ma è andato all'Accademia, si dice, è andato all'Accademia, per cui se non sapevi un cazzo andando all'Accademia, adesso tu sei, capito? E allora io ho detto, se non vado all'Accademia, io non posso diventare un artista. Sto parlando di Achille, per quello che... E mi si spegne. Achille mi si spegne. Abbiate pazienza un po'. Queste cose che racconto non è perché sono logoroico, voglio parlare. Ha senso in tutta la scultura in palio. Questa è una scultura... Achille, che per riscattarla ci vogliono 3.000 euro, per cui anche se è una piccola cifra per il valore che ha, però è una cifra che è difficile da trovare ultimamente, molto molto difficile. Per cui per arrivare a capire il valore, non basta dire il prezzo, l'anno, quante ore hai lavorato, eccetera, puoi anche dirlo, ma non si capisce da lì, si capisce da tutto quanto io racconto. Perché questa scultura racconta la mia esperienza, il mio modo di essere, che seguo la verità. Anche, come ho detto in un altro video, essendo antipatico, e c'è un racconto, che adesso andando avanti, dove io posso essere preso per antipatico, ma lo devo raccontare, perché lì è passato un pezzo di storia della mia esistenza, dove a 21 anni è nata anche questa scultura qui. Grande, è così. E così, quasi quasi andrei a prenderla e metterei qui, se non fosse un po' difficoltosa. Comunque, vado all'accademia e andando all'accademia, tralascio un mucchio di cose, comincio a frequentare il corso di scultura, sapendo che non mi avrebbe dato il diploma poi da insegnare eccetera, però avrei acquisito, secondo me, le conoscenze tecniche che mi mancavano. Con le conoscenze tecniche che io avevo avuto nella bottega di restauro, nei lavori che facciamo, io comincio a fare i lavori e siccome avevo iniziato a fare gli stampi in gesso, no? Che mi aveva detto questo scultore al quale io andavo a succhiare le informazioni, la conoscenza, che lui in teoria mi poteva ancora dire, ma fisicamente non poteva mostrarmi perché... era vecchio, non era più l'ambiente, poi era tutto fighetto, tutto bello vestito. Ci teneva a dirmi che lui e il figlio del ferroviere erano i due giovani più eleganti di tutta Ravenna. Andavano in giro d'estate tutti vestiti di lino col bastone e le ghette. Qui aveva questo stile un po' retropoli, no? Mario Casadio, chissà dov'è adesso. E mi si spegne Achille. Che sia un presagio il fatto che mi si spegne la sigaretta, che Achille non venga riscattato, che lo debba distruggere, perché io l'ho già salvato una volta Achille, poi vado avanti col discorso per arrivare lì. Achille l'ho già salvato dopo averlo fatto lì all'Accademia, lo ritrovai anni dopo che avevo smesso, abbandonato fuori nel cortile sotto la pioggia, che la pioggia se lo stava mangiando. Allora ho detto, beh, come? Io non lo posso prendere su perché è di proprietà della
accademia, e l'accademia lo lascia là in mezzo a un giardino a distruggersi. Aveva tanti buchi nel petto, la scultura aveva tanti buchi nel petto, no? Che erano anche magici in qualche senso, che avrei anche potuto lasciarglieli, avrei potuto anche lasciarglieli, però non racconta tanto di Achille, un essere trafitto nel petto. Achille è stato trafitto, colpito nel tallone. Chi è? WhatsApp dove mi dice che riscatta la Solaris dello sterminio nel calendario del 15. Ok, la ringrazio, mi ha fatto veramente una bella telefonata. Grazie. Buona giornata. Guarda che bello. Questo ve la faccio vedere perché è tutta verità. Mi ha chiamato uno che comprò una scultura, ma adesso non è importante. Comunque ha riscattato la Solaris, praticamente. Io cosa stavo parlando? Achille, sì, allora vado, praticamente vado, comincio a fare l'accademia e comincio a rendermi conto e conosco le cose, no? Vado a vedere in pittura, le situazioni. In quel periodo a Ravenna c'era uno scultore che andava molto, quando io vado all'accademia, no? Comincio a frequentare l'accademia, a Ravenna c'è un certo fermento. Si cominciano a vedere per la strada delle sculture di Arnaldo Pomodoro, sculture geometriche, alte, tutte squadrate, si vedevano di fronte alla nostra accademia. Io andando all'accademia vedevo questa scultura di Arnaldo Pomodoro e manifesti di una sua mostra in una galleria che allora era aperta in via Baccarini, con tutte le sue sculture da tavoli, io sono andato a vederle perché mi colpiva questa cosa, non capivo perché avesse così tanto successo questo Arnaldo Pomodoro, che fondamentalmente faceva delle cose che non dicevano niente umanamente, forse cose architettoniche, eleganza di linee in alcuni casi, però poi questo nome Pomodoro mi dà un senso di sugo e basta, capito? Quasi, non dico un sangue, però lo associava. Insomma, a me era un po' antipatico questo Pomodoro, no? E infatti mi ricordo che mi piacerebbe di notte andare lì e buttargli delle secchiate di pomodoro addosso, magari sarebbe diventato più, mi rendo conto adesso, gli avrei dato un'anima, che è quello che gli manca ad Arnaldo, le sue cose non hanno un'anima. Anche il sole, faceva in quel periodo il sole riproduttore. Vai a vedere sta cosa qui, ma dai. Vabbè, lasciamo stare. Frequento l'accademia e capisco la politica che si sta muovendo dentro l'accademia, no? Capisco i professori che si parlano dietro l'uno con l'altro, no? E mi ricordo che il nostro professore di scultura, che si chiamava Cortellazzo, un personaggio fantastico, io gli ho fatto anche un disegno, magari lo faccio vedere perché ce l'ho da qualche parte, una sua caricatura, un veronese astrattista che faceva anche lui cose geometriche un po' alla Pomodoro, però ancora più appuntite, ancora più acule, no? Così, che diceva, era cosa che sentivo quando i professori parlavano fra di loro, quando c'era il professore di decorazione, il professore di ornato, che diceva, sì, gli volevano dare la cattedra di scultura, ma ci sono io nella cattedra di scultura. Allora gli hanno dato, come si chiamava? Arti applicate, la gioielleria praticamente, una materia minore rispetto alla classica della scultura, no? Però cosa faceva questo Pomodoro? Faceva le riunioni dove si andava la gente così.
tutti quanti andavano a sentire questa cosa, compresi i professori, perché questo pomodoro che veniva con questa Giulietta Sprint, capottabile, no? Tutto fichetto, tutto erotico, tutto così, no? Tutto vincente, tutto comunista alla James Bond sulla cresta dell'onda. Questa era l'immagine che io ho avuto umanamente di lui. Non ho avuto umanamente un'immagine di un artista che sta comunicando il suo cuore. Ho avuto un'immagine di un artista, parlo di Arnaldo Pomodoro, di Gio Pomodoro, fratello di Arnaldo, mi ricordo, vabbè, comunque quello geometrico, non quello delle palle. E allora succede che fanno questa riunione dove c'è lui che parla, io dico andiamo a sentire questo, gli tuoi professori, poi venivano le donne da fuori di una certa età, c'era questa sala dove si faceva lezione piena, dura, io entro a malapena e mi metto di dietro perché non c'era posto, no? E lui aveva già iniziato la sua lezione a tutti quanti e dice, cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere comunisti? Che se tu hai l'uccello più grande di qualche centimetro del tuo vicino, te lo devi tagliare? Io dissi, cioè, vuoi parlare di sesso, no? Vuoi toccare, va bene, è una di quelle corde verso la quale si risuona, no? Però usi sti mezzi qui, no? Per parlare delle dimensioni, l'importanza del pene è avere le dimensioni, no? Cioè, è tutto lì il valore, no? E dice, e poi dice, io non contesto, dice, non contesto l'arte fatta dall'artista, contesto il pistolotto esposto nella galleria, quello io contesto, no? E io dissi, un momento, sono appena stato qualche giorno prima a vedere queste sculture che lui aveva fatto, mi ricordo tutte queste sculture che lui aveva fatto, mi ricordo solo una carina, che era un parallelepipedo praticamente un po' in torsione, una voluta praticamente, un riccio barocco, no? Però molto pulito, essenziale, quello mi aveva colpito, il resto non mi ricordo niente di quello che c'era. Però dissi, cioè, tu stai contestando questa mostra che tu hai fatto, no? Hai fatto, stai dicendo che è una roba che non si deve fare. E io alzo la mano e lui dice sì, dico scusi, dico ma lei i pistolotti li ha esposti nella galleria in via Baccarini? E lui dice ma sì, ma cosa c'entra questo? È tanto per dire, no? Cioè tanto per dire che cosa? Che se espongono gli altri sono pistolotti, se non ci esponi tu, espone Dio. Espone l'artista che ha la licenza di dire la verità. Che verità stai dicendo? Che verità hai detto? Che la verità era che tu hai venduto quelle sculture per giochi politici, perché dovevi accontentare qualcuno, che doveva accontentare qualcun altro, che di quella corrente la cultura doveva far vedere che c'era. Le mosse di quella cultura morta, che conosciamo benissimo, che è l'asfissia nel quale siamo intrappolati, alla quale la ghianda con il monumento dedicato alla pace vuole sfuggire dando vita alla cellula sana, autosufficiente, che dimostrerà che la vita si sostiene da sola. Basta lasciarla stare e andarci per il verso, non contro, molto semplice. Per cui lì ci fu delle contestazioni, saltò su una signora che diceva ma insomma che cosa disturbi il vate, che queste domande qui, c'erano tutte queste signore sui 40 anni, no? Tutti lì così, che si capiva già l'invito a cena pronto, dopo continuiamo nel nostro intimo fra di noi, noi cremati. Morti, no? Noi crema dei cremati, facciamoci la cultura, avvantaggiamoci noi da loro. E sei fuori.
Falange, non ti puoi separare dal resto, sei fuori se lo pensi e se lo vivi. E durante la tua esistenza, se vivi così, hai perso, hai mancato, hai cappellato la tua esistenza. Morale, quando esco da quella cosa lì, mi vengono dietro tutti i professori, no? Poi dopo l'avevo contestato ancora, adesso però la pianto. Insomma, sto ragazzino di 21 anni è stato su e aveva contestato il water. Io non sapevo che... Per me era un water lui. Io, quello che ho detto, ma te sei un water, perché stai dicendo delle cose che sono il contrario di quello che stai facendo e tocchi dei punti che sono merda. Tu non vai nell'anima delle cose, stai nelle proporzioni. E più sono grandi e più hanno valore. No! Non è vero, la forma ha valore sia quando è piccola sia quando è grande, qualsiasi forma, la forma di questa scultura qui ha valore così piccola da stare su una scrivania e ha valore grande come te e ha valore grande il doppio di te, cambiando la tua proporzione, quello che comunica è qualcosa che tocca la tua anima, il tuo istinto ed è quello col quale dobbiamo giocare, perché è il piacere che inseguiamo con l'eros della nostra vita. Morale, mi vengono dietro e mi dicono bravo, bravo che gli hai detto queste cose qui, bravo, bravo. Io, mentre guardavo questa gente che mi veniva a dire bravo che ha avuto il coraggio di dire queste cose, io mi dicevo ma perché non gliele avete dette voi? Che avete più diritto di me di parlargli, che non disturbate, come mi hanno detto a me, insomma, no? Allora ho detto, oh, scusate, io se disturbo, poi ero in fondo, me ne vado, no? Tanto ho già visto che questo a me non mi tocca il cuore, non è un incontro con un artista che mi affascina, poi dipenderà dal tempo quanto questo fascino dura, capisci? Non mi affascina proprio, per cui finito me ne vado. E guardavo queste cose e ho detto, vabbè, è finita. E per cui il professore con me c'era quella cosa, bravo, 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 tu mi capisci, perché anch'io dico che lui non vale un cazzo, come di qua, di là, eccetera. Non voleva un cazzo nessuno, secondo lui. Mi chiamano tutti. Pronto? E dove cazzo era? Sì, e allora lui faceva... No, perché io poi nelle sculture ero visto male da lui, perché io ero un figurativo, facevo la figura, invece lui era una statista e faceva venire a parlare Spadoni. Io conobbi Spadoni la prima volta quando frequentai nel 75, sei mesi nel 75, poi smisi, poi riprovai sei mesi nel 76 e lì dopo i sei mesi nel 76 alla fine gli ebbi proprio la certezza che non ce n'era più e ho tirato fuori, eccole qua, sono state fuori le foto di questa scultura in marmo che feci nel 76, la feci lì nell'accademia, dopo quella scultura lì io chiusi e non ci andai più, no? Tutto questo discorso è per parlare di Achille, per arrivare a Achille che è stato fatto nel 75, in quei sei mesi nel quale io ho tentato la prima volta di fare l'accademia. Morale, lì finisce quella cosa, succede che in quel periodo, dentro l'accademia, degli studenti decidono di fare un giornalino studentesco che si intitolava I Mulner. Con il ciclo stile. Veniva fatto con il ciclo stile, era la voglia di comunicare, no? Giustamente, l'idea era di Antonio Lenzi, mi ricordo. E fece il primo numero. Nel primo numero gli allievi del corso di pittura avevano fatto un articolo sul loro professor Folli, com'era il loro rapporto, eccetera. Allora, quando io vado a lezione, il nostro professore Cortellazzo aveva l'abitudine alle 11 di tutte le mattine di interrompere il lavoro e riunirci tutti intorno alla sua cattedra a parlare con lui dell'arte, le cose, eccetera. E questo avveniva tutte le volte. Io avevo notato che lui
si metteva sempre vicino delle donne con delle belle tette e toccava le tette. E a me questa cosa dava fastidio, non perché toccava una donna, ma il modo che utilizzavano, con la scusa, io professore e sto parlando, sono come un ginecologo, no? Tocco senza malizia, in realtà era tutta malizia, no? E allora un giorno io gli dissi, scusi professore, dico, ma perché lei tocca sempre le tette e le donne? E lui mi disse, ma perché lo scultore è palpatore. Io dissi, ah, e allora facevo la lotta, avevo ancora un bel fisico, no? Gli disse, beh, allora perché non mi palpa anche a me? E lui disse, beh, ma io non sono mica busone. E lì capì che era una stronzata, no? Morale, lui dice, ma hanno fatto, dice, mi piacerebbe che anche qualcuno di voi scrivesse un articolo su di me. E allora io dissi, lo scrivo io un articolo. Dice, bene, allora prossimo martedì, perché sarebbe uscito il prossimo martedì, fai l'articolo. Allora io scrissi un articolo dove dicevo che il professor Cortellazzo era con noi un professore chiuso, che non, anche se si spacciava come uno aperto, materiali nuovi, eccetera, in realtà le sculture che si facevano, le esperienze che si facevano erano le esperienze classiche di prendere la creta e fare lo stampo in gesso, con la coppia in gesso, ignorando invece altri materiali che già allora erano utilizzati, sono parte dell'avanguardia, come la vetroresina, il ferro, insomma, altri materiali, insomma, no? Marmo. E dico, per cui è un professore come il professor Folli, che lui tanto critica, dicendo che è un professore accademico, chiuso nelle sue cose, come lui è praticamente la stessa cosa. E poi non mi ricordo cos'altro ho scritto, però sono praticamente dissi quella cosa lì. Andai a scuola, quel martedì mattina, entrando dentro, c'era il professor Cortellazzo da solo seduto alla scrivania con il foglio ciclostilato dei Munner. Io capisco che era uscito in Munner e avevano pubblicato, perché io quando gli diedi l'articolo mi disse, ma te sei sicuro che lo vuoi pubblicare così? Ho detto sì, è la verità, cioè non serve per questo il comunicare, o lo facciamo per fare delle mosse, questa è la verità, per cui, ah, va bene. E io sapevo che l'avevano pubblicato. Entro dentro, lui mi fa, ah Montelli, dico, buongiorno, ho visto che è uscito il Munner e c'è anche il tuo articolo. Dico, ah, dico, c'è anche il mio articolo, sì, e adesso tu ce lo leggi davanti a tutti, venite tutti intorno alla cattedra, forza, leggi l'articolo. Io sono andato lì, prendo l'articolo c'era scritto, l'unico faro, lo guardo e gli dico, l'articolo non gliel'ho messo io. Allora lui fa una faccia tipo, ah. Dico, però mi sembra che vada bene, e fa, e comincio a leggere l'articolo, Cortellazzo, di tutte le cose, finisco l'articolo, è così. E dico, e allora? Ecco, e rimango, non dico neanche, dico, e rimango così. Lui mi guarda, non dice niente, poi a un certo punto comincia a dare delle botte, adesso tu vieni con me in presidenza, in segreteria, perché qui ho da finirla, e perché di qua, di là, di su, di su. Allora io, si alza e esce, gli vado dietro e va, siamo tutti piani, andiamo su dove c'è sto segretario Bustacchini, andiamo dentro, perché qua, entra dentro, vado a Bustacchini e dici, perché mi sono del cazzo che viene questo qui, allora aprimi i coglioni a dirmi le cose, perché io sono lo scultore che qua, si gira, prendi i tacchi e se ne va e mi lascia lì. Bustacchini mi guarda e mi dice, ma che cazzo hai fatto? Dico, niente, ho fatto l'articolo, ho scritto le cose che pensavo, dice, sai, però, dico sì, però, morale, cerca di capire, allora lui dice, ah sì, dice, adesso lui non lavora più, dove c'è lui non ci devo essere io, ci sono due aule, lui lavora nell'altra aula, non voglio più vedere, eccetera, e fuori, eccetera, non voglio più vedere quelle figure che fa.
Allora dico, va bene, dico io da quando vado a lezione non lavoro, lavoro nel corridoio. Dico, va bene, così non litigate e metto il cavalletto e porto della creta. In base a questa cosa che è successa, mi viene butto su questa creta e comincio a modellare qualche cosa. No? Mentre sono lì che modello, passa Cortellazzo con i suoi amici docenti che intanto uscivano e andavano nel bar di fronte a prendere il caffè, poi tornavano sempre in queste passeggiate dove si parla, no? Prende ed esce, e mentre esce io comincio a modellare questa cosa, questo uomo contorto con il piede fuori da questo maso, da questa roccia dove c'era sopra, eccetera, e mi viene abbastanza velocemente, cosa che poi nel tempo dopo ho cambiato tecnicamente. Però in quel momento era di getto, le imperfezioni non avevano importanza, però quello che comunicava mi veniva fuori abbastanza di getto. Morale, il tempo che i tipi vanno a prendere il caffè e tornano indietro. Quando tornano indietro, io non ero più lì nel cavalletto perché l'avevo finita ed ero andato a lavarmi le mani. Loro, quando tornano indietro, girano perché quando sono passati, io ero lì, però non è che ci stavo lavorando, potevo essere semplicemente vicino alla creta di un cavalletto di qualcuno che deve lavorare lì, no? Quando loro sono tornati, l'hanno vista senza nessuno, io gli arrivavo alle spalle, loro non mi avevano visto, dice Cortellazzo, bella, bella, e si avvicinano tutti quanti, bella tutti, bella, bella, chi l'ha fatta? Io arrivando dietro dico, io, si è girato, mi ha visto, è scappato e è andato via. Morale, io dopo lì feci lo stampo in scagliola di Achille, no? E c'era un problema con il piede, infatti dovete fare uno stampo a parte, poi dopo quando quella in scagliola gliel'avevo messo, però ne spostavo la scultura, vedevo che si staccava sempre, alla fine ho detto, ascolta, sai cosa c'è? Tu, pezzo di piede che sei fuori dalla scultura, perché non si chiamava Achille in quel momento, era uno che veniva fuori, era un essere, ero io Ero io, mi rendo conto adesso, ero io, questo Achille ero io, no? E alla fine, diventando in scagliola, quando lo recuperai, diventando in scagliola, insomma, gli eliminai il piede e dissi, beh, ha senso che è contorto, perché gli devi sempre dare una spiegazione razionale, perché la mente non ama il vuoto, non lo ama, no? Per cui una spiegazione, beh, ha senso che sta tutto là addolorato, eccetera, così, perché ha un piede amputato, capita, no? Infortuni sul lavoro, potrebbe essere una scultura simbolo degli infortuni sul lavoro, quella scultura lì, per dirne una, no? E per cui poi dopo io, quando smisi di frequentare l'Accademia, la trovai anni dopo abbandonata nel giardino con tutti i buchi eccetera. A quel punto ho detto, io ti salvo, l'ho salvata, l'ho restaurata, gli chiusi i buchi nel petto, la laccai di nero, gli feci la doratura sfavillante come era all'inizio, adesso alla fine l'ho patinata dandogli un po' di ossido, ma mi piace farla vedere in tutta la sua evoluzione, da quando era creta nei corridoi a quando l'ho fatta, gli feci un tavolino intorno da salotto, bellissimo, no? Bellissimo. Ha anche rischiato di essere stata venduta una volta in una mostra, Achille dentro un tavolino di salotto che ho fatto io grande in vetro, tutto con adesso ce l'ha la Giulia a casa, con gli ottoni segati, lucidati a mano da me, una roba da pazzi, una roba da pazzi. Solo se sei giovane e incosciente fai certe cose. E per cui questa è un po' la storia di Achille. E adesso Achille è qui che per la misera cifra di 3.000 euro, un esemplare unico che ha attraversato un pezzo, ma mi ricordo una cosa, voglio dire una cosa a favore di Cortellazzo.
che mi sono ricaduto nel tempo, sono quelle frasi che non sai perché non te le dimentichi. Mi ricordo che in una di queste uscite che loro facevano per andare al bar, no? Colsi un discorso che si facevano fra di loro, che dicevano sì, c'è un disegno politico che vogliono portare l'Italia alla povertà, ma povertà grave, è una cosa che la stanno facendo, che io senti questa cosa, dice, bubanone, complottista, chissà che cazzo sta vedendo, poi figurati, fa le cose astratte, dice una cazzo. E invece poi nel tempo mi sono accorto che, io non so quanto lui fosse cosciente di questa cosa che abbia detto, però nelle informazioni che ho avuto io e nelle riflessioni che ne sono seguite è così. C'è un disegno politico affinché noi stiamo male, stiamo stecchetto. C'è un disegno politico che ha detto non devono girare i soldi, perché con i soldi le persone stanno bene, le persone devono stare male in questo momento, più del solito, perché dobbiamo costringere ad accettare robe che non accetterebbero mai in una situazione normale, come siamo. Noi siamo in una situazione normale, normale con una eccezione dentro incredibile, epocale, inimmaginabile mentre si sta dormendo, ma quando ci si apre, sboccia, diventa l'entusiasmo che tutti i giorni fa compagnia nella tua vita, come quando da bambino ti svegliavi perché avevi un nuovo giorno davanti per vivere, no? Per giocare, perché tanto alle cose importanti ci pensava papà, la famiglia o l'istituzione, no? Tu, quando era possibile da bambino, giocare. Perché lì la vita me la respiro tutta e mi entra dentro. Per cui Achille, condannato a morte, per 3.000 euro può diventare una scultura che fa compagnia a casa di qualcuno. Se nessuno la comprerà, alla fine del 21 settembre, se avremo raggiunto comunque il budget delle 10.000 firme, sicuramente non è un lavoro di marketing, magari forse verrà più avanti un lavoro di marketing mirato per rendere la comunicazione più efficace, come faccio adesso io, che sono ovviamente lungo, però in quel caso avrà senso il marketing, perché utilizzi i meccanismi della comunicazione per dare una buona comunicazione, non per dire cazzate. C'è cose che sono esattamente il contrario di quello che ti serve, che la vita ti vuole dare. Ripeto, per amore. Per amore. E noi per amore di noi stessi come minimo dobbiamo permettergli alla vita di dargli i suoi regali. Una bella cellula che ci contiene tutti. Cominciano ad arrivare e se una cellula aperta, gli altri possono venire, ritornare nelle loro cellule. E loro a volta portare nelle loro cellule qualcosa di buono che illuminerà la loro vita, migliorerà e sarà bello scoprire in che modo. Intanto quella cellula esiste ed è potente e questa cellula, questo monumento dedicato alla pace della Davida, farà un lavoro, raccoglierà prosperità. Si venderanno cose, si raccoglieranno fondi, si elargiranno a persone e a lavori e a progetto che ha senso foraggiare, perché è per il bene di tutti, affinché la nostra vita possa diventare veramente la favola che abbiamo sempre ascoltato da bambini, che a un certo punto una realtà illusoria ti dice sì, serio, non è possibile, puoi solo sognarla per un certo periodo, puoi raccontarla ai bambini, puoi dirgli che esiste Babbo Natale fino a una certa età, poi sveglia, Babbo Natale non esiste, e invece esiste Babbo Natale, esiste solo lui in realtà, ed è così bello scoprirlo. Questo è Achille. Fate la vostra offerta, se l'avete nel cuore. E fate la vostra firma, se l'avete nel cuore. Perché la vostra firma
è importante come il riscatto economico, uguale. Sono necessari entrambi. La presenza economica è la presenza della firma. Si deve fare una cosa per noi, più siamo, più forza uscirà fuori perché questo avvenga, perché questo deve avvenire. La vita è stata fatta per questo. Capite com'è la pace più corposa da essere conosciuta? Che quella litania spirituale, religiosa o di auto-ipnosi. Boh, dai, forse abbiamo finito anche qui. Mr. Jerry, selfie! Amo, messaggeri amo.